Dopo aver raggiunto il milione di iscritti su YouTube, come non abbiamo mai raggiunto il milione? Sì, ma non dobbiamo farlo. Iniziamo. Selezioniamo il tema personaggio, incrociamo le dita che ci possa trovare, in caso non ci trovasse, lo capirei. Prima domanda, il tuo personaggio indossa vestiti femminili? A volte. Ah, non c'è come rispondere. Ho sbagliato. No. Il tuo personaggio no youtuber? Sì, un parolone, ma comunque sì. Il tuo personaggio gioca a Minecraft? Oh mio Dio, vedo che sta già iniziando a capire. Il tuo personaggio ha pubblicato video con la propria ragazza? Il tuo personaggio cantava emozioni? No, decisamente no. Il tuo personaggio è pericoloso? Beh, considerando che da piccolo una volta ho lanciato un accendino nel forno e ho rischiato di far esplodere la casa, metterei no, ma con un piccolo dubbio di sottofondo. Il tuo personaggio pratica uno sport dove si scivola su una superficie? Madonna, non so neanche cosa significa la domanda, vuoi che lo stia facendo, cioè nel senso. Il tuo personaggio pubblica video su Kingdom Hearts? No, ma mi piacerebbe farlo. Il tuo personaggio ha a che fare con il fuoco? Vedilo, ecco. Ci ha sgamati. Vedi che la storia dell'accendino l'ha già captata con quella faccia lì? Comunque, no. Il tuo personaggio si è mai fatto vedere in faccia? Il tuo personaggio ha mai cambiato sesso? No. Proseguiamo. Il tuo personaggio ha i capelli biondi? Eh sì, e sono proprio io. E ora per forza... No, non niente. Il tuo personaggio è un demone? Oddio, l'ultima visita che ho fatto mi hanno detto che stavo bene. Non... No. Il tuo personaggio ha fatto da assistente ad un mago? Sì. Il tuo personaggio è un giocatore di poker? Ogni tanto con gli amici, vabbè, ti metto no. Il tuo personaggio è un albero? Probabilmente. Il tuo personaggio ha a che fare con i pappagalli? Pappagalli! Ma che cazzo? Il tuo personaggio porta gli occhiali? Ci stiamo avvicinando, alla mia persona. Il tuo personaggio fa parte dei mates? No. Il tuo personaggio ha a che fare con il colore verde? No, e ti ho già risposto prima dei mates. Il tuo personaggio vive a Milano? No, però siamo lì di zona. Che cacchio è questo? Che cacchio è sto tipo? Roblox Noob versus Chico Malo, battaglia rap epica? No, non sono decisamente io. Continuare, certo. Il tuo personaggio ha più di... Sì, sì. Comunque queste pubblicità continuano a pop-appare. Io le tolgo ma ritorno, quindi... Non lo so, scaricatevi Crossout. Cioè, ci stanno costringendo a farlo. Il tuo personaggio parla italiano certe volte male, ma comunque sì. È una donna. Già me l'avevi chiesto prima, Kinitor. Sappi che stai facendo le domande sbagliate. Il tuo personaggio si fa chiamare Imperatore. E vabbè, cioè con quale... Nel senso, magari dai miei bambini in cantina, ma comunque c'è questa un'altra storia, mettiamo no, pubblicamente no. Il personaggio è famoso, grazie a Minecraft. probabilmente. Il tuo personaggio fa video con la fidanzata, ti ho già risposto a chi detto. Il tuo personaggio fa parte di Sonic X, e insomma. Il tuo personaggio vive con un cane, oddio, detto così suona malissimo, sì, abbiamo un cane in casa, che mi fa la cacca in casa, anche nel letto, ma non ditelo in giro. Sì, però non è che vivo solo con un cane, vabbè, dai, sì. Ha vissuto in Sicilia? Nope. Vive vicino a te. È mai arrivato terzo nella graduatoria del pallone d'oro? Abita a Miami? Magari. È blu? Magari. Cioè, no. È un kebabaro? Magari? No. In genere è conosciuto con il proprio nome e cognome? Probabilmente. Ha a che fare col mondo dei videogiochi? Sì. Oh, dai, Akinator. E ora mi trova. Sì, troppo facile questo videogioco. Vive in Sicilia? Signor Akinator, ho capito che lei vuole che io viva in Sicilia, però no. Cioè, cosa c'è in Sicilia che vuoi farmi? Tre cose sono sbagliate in questa schermata. La sua faccia, che sta dicendo tanto ti ho sgamato. Lion con un'immagine di un tizio di Fire Emblem, che probabilmente si chiama Lion, però non quel Lion che state pensando. Comunque no. Il tuo personaggio ha le sopracciglia? Direi fortunatamente sì. Si è mai spogliato davanti a qualcuno? Non in pubblico. Il tuo personaggio può pietrificare le persone? Beh, dipende, quando faccio una battuta squallida mi si pietrificano dal disagio, comunque no. Ha origini scozzesi? Diciamo che mi piace mettere la gonna, ma non ha origini scozzesi. Si scherza. Ha un tatuaggio? Vuol dire sì. Mi sa che non l'avete neanche visto. Mi sa che non si è neanche visto in camera, ma va bene. Mettiamo sì. È nato ad agosto? Nope. E ci ho anche pensato. Il tuo personaggio ha un canale YouTube di videogiochi? Sono proprio io. È famoso per le doti a Clash of Clans? Non sono Ciccio Gamer. È del nord Italia? Grande Akinator, alla 76esima domanda. Ma ci sta lo stesso. Era una prostituta? Era.
Che cacchio è questo? Youtuber e streamer, il Buddy. Abbiamo battuto il fucking Akinator. Ma no, a chi stai pensando? Abbiamo battuto Akinator. Bravo, mi hai battuto. Condividi la vittoria con i tuoi amici. Quindi Akinator non ci ha trovati, bene ma anche male. Fatemi sapere se voi vi siete mai cercati su Akinator. Io a quanto pare sì, ma non mi sono mai trovato, purtroppo.